rivolgo per la prima volta al mio fiero condottiero come presidente. Chi è? Oh, presidente, che sollievo! Per un momento ho pensato che fossi il nemico. C'è da stare sempre attenti, come dice la propaganda. Dovrei saperlo bene, visto che l'ho scritta io. Siediti e versati da bere. Sono Winton Marlboro, lieto di conoscerti. Forse puoi aiutarmi a perdere questa dannata guerra un po' più lentamente? Non lasciarti condizionare dal mio aspetto austero, presidente. Ho una malattia ai muscoli facciali che mi impedisce di ridere. Ma il nostro deve essere un rapporto amichevole. Ciò che avvantaggia l'asse deve andare a beneficio anche di Tropico. Ma se per qualche motivo non fosse così, devi accettarlo comunque. Amichevole, in questo senso, intesi? Sarò da te tra un minuto, presidente. Sto contando i miei soldi. Scherzavo. Faresti in tempo a morire se dovessi aspettare che contassi la mia fortuna. Mi chiamo Mason Belmonte e attraggo soldi, presidente. E sai una cosa? Più soldi guadagno e più ne voglio. I miei compagni vogliono che te li presenti tutti personalmente, presidente. Perché nessuno di noi è più importante degli altri. Ma ci vorrebbe troppo tempo. Quindi... il mio compito è rappresentare tutti i miei compagni in ogni momento. Non sono Marco Moreno, fiero comunista e padre di famiglia, no! Incarno la volontà di tutto il popolo. Mi lasci indovinare, sta pensando... una suora, meglio non bestemmiare. Non hai la minima idea di cosa sia una suora dell'ordine del teschio ululante, vero, presidente? O come una di loro è finita sulla tua isola tropicale a predicare alla folla. Sono Suor Francesca e ho percorso il lungo cammino della conoscenza guidata dalla fede. Ma questa è un'altra storia. Non temere per la sicurezza dei tuoi confini, presidente, perché io, generale Rodrigo Rodriguez, sono a capo del tuo esercito. Sono il prototipo del moderno generale in poltrona. E la mia mancata esperienza bellica diretta è il mio punto di forza. Uso stratagemmi completamente scevri da ogni conoscenza di battaglie reali che lasceranno il nemico completamente spiazzato.